Con noi Lucia Bertolotto, garante dell'imprenditore e dello studio CFC Legal, raggiungibile a bbtutela@gmail.com oppure al numero 327 69 23 654. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti voi. Perché il 2 novembre era un giorno da bollino rosso sul calendario? Scadenze e possibilità, assolutamente sì. Il decreto fiscale, approvato il 15 ottobre nel 2021, ha lanciato l'ultimo salvagente, a dire dello Stato, ossia il differimento al 31 ottobre 2021 dei pagamenti delle rate scadute relative alle rateizzazioni già in essere dall'8 marzo 2020. Essendo però il 31 festivo, il termine legale era ieri, il 2 di novembre. Per non decadere dal piano, e 18, quindi è 18 il numero massimo di rate non pagate tollerate, per le rateizzazioni richieste dopo l'8 marzo invece, sempre del 2020, il numero resta 10 rate non pagate prima di decadere dal piano. Chi decade da questo piano è di nuovo un potenziale vittima delle aggressioni da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni e quindi possono arrivare pignoramenti del conto corrente, stipendio, pensione, intimazioni presso terzi, fermi amministrativi su veicoli, ipoteche su immobili. Qual è la prossima scadenza? Ma allora, la prossima scadenza da segnarsi è quella del 30 di novembre 2021, dove il decreto ha infatti riammesso anche alla definizione agevolata, quindi parliamo di rottamazione ter e saldo stralcio, chi non aveva pagato le rate del 2020, posticipando il termine ultimo per il pagamento di tutte le rate sospese, quindi 2020 più 2021, tutte al 30 di novembre 2021. Essendo per molti imprenditori e contribuenti troppo oneroso mantenere i piani di rottamazione, quale soluzione c'è per tutelarsi ed evitare aggressioni? L'unica soluzione non palliativa è quella di richiedere la conoscenza legale della propria posizione debitoria attraverso l'analisi degli estratti di ruolo e la situazione debitoria per verificare la presenza di uno degli oltre 73 vizi che per sentenze di Cassazione riducono, annullano il debito. Cosa possono trovare nella posta i contribuenti a cui devono fare molta attenzione? Sicuramente nella posta possono trovare fisica o PEC, importantissimo aprire le PEC, si potrebbero trovare nuovamente delle cartelle di pagamento nuove, quindi relative agli anni 2020-2021, ci possono già essere degli atti contenenti azioni esecutive, ma soprattutto le intimazioni di pagamento in 5 giorni, che quando arrivano e vengono notificate, purtroppo il sesto giorno diventano già oggetto di pignoramenti. Quindi, oltre ad arrivare le intimazioni di pagamento, fanno interrompere la prescrizione maturata, che per legge è di 5 anni. Quindi, a tutti coloro che hanno delle posizioni molto vecchie, io consiglierei veramente di agire, di fare una richiesta di consulenza con un professionista e iniziare a chiedere la conoscenza legale del debito, perché nel momento in cui viene rilevato un vizio, anche solo un vizio, la cartella deve essere dichiarata nulla, o in primo grado o in appello, ma sicuramente in Cassazione. Grazie per essere stata con noi. Grazie a tutti voi e potete telefonare per una preconsulenza gratuita al 327 69 23 654 o scrivere a bbtutela@gmail.com. È stata con noi Lucia Bertolotto, garante dell'imprenditore e dello studio CFC Legal.